amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Un minuto di silenzio o un minuto di gioia? Non lo so, come ti senti tu? Che finalmente hai raggiunto questo scopo. Cioè l'unico motivo per cui siamo al mondo. Raggiungere i 100k e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ovviamente ragazzi, non possiamo non iniziare questo video ringraziandovi per questo traguardo che cercavamo da tanto tanto tempo, no? Non sono bastate le minacce di chiudere il canale nel corso degli anni, cioè esatto. Comunque fatto sudare questo traguardo. Comunque grazie di cuore a tutti, perché se siamo arrivati a 100k è solo grazie a noi, al sacrificio che abbiamo fatto. Beh, de certo non è merito loro che sono 4 anni 300 video, no? Beh, in effetti siete stati un po' stronzetti. Comunque scherzi a parte, grazie a tutti quelli che si sono iscritti, che ci hanno supportato nel corso degli anni, che ci hanno dato coraggio anche con tanti commenti, tanti incoraggiamenti. Grazie a tutti per averci fatto finalmente raggiungere questo traguardo dei 100k. Comunque lo speciale 100k ce l'abbiamo in mente da tanto tempo, arriverà finalmente a breve, sempre se non ce lo inculano prima, cosa molto probabile. Comunque speriamo bene e arriverà. Oggi invece siamo qui riuniti per provare le nuove variazioni sul tema di McDonald's Svizzera sul Big Tasty, Smoky e Summer. Senti, ma vuoi comunque chiedergli di iscriversi o sti cazzi ormai? No, allora, iscrivetevi al canale, okay. Perché sicuramente qualcuno si disiscriverà. Giusto. Siccome non vogliamo ritornare a 99.900, magari arriviamo a 101.000. Una volta arrivati a 101.000 o anche 100.100, non vi chiederemo più di iscrivervi al canale, no? La mia è una risata nervosa, tipo quella, sì, del Joker. Quindi iscrivetevi al canale, facciamola breve. McDonald's Switzerland. Arriviamo! Tu trovaci sul canale, va bene, ok, moriremo ma mai di fame, no. Uno è quel tipo pelato e l'altro con il cappellino, ma i nomi non li so. Il mio socio è qua con me, attiva la campanella come Taco Bell. Ho appena finito un Whopper e ora vado al Mac. Chiamami dopo che sono impegnato, perché è uscito il video nuovo. Dio Kiro e doppia D. Amici ma soprattutto amiche, tu chiamami dopo che sono impegnato, perché è uscito il video nuovo. Dio Kiro e doppia D. Amici ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Allora, amico mio, abbiamo speso 21 franchi tondi tondi per la versione Smoky e la versione Summer dei panini di McDonald's più sopravvalutati di sempre, se mi permetti. Ti permetto, sì, perché è la sacrosanta verità. Amici che amate il Big Tasty, fatevene una ragione. Il vostro panino del cuore è sopravvalutatissimo. Con questo non vogliamo dire che non sia buono, ma non è buono come pensate voi. Esatto, sono tipo una setta segreta satanica che si ritrovano e sacrificano Big Tasty al loro dio. Il dio cazzo de pomodorone a fettone. Comunque, magari queste due versioni ci faranno ricredere, no? Smoky e Summer Salsa. Che dici del packaging? Carino, si differenzia da quello classico, non è un packaging eccezionale, però ci sta. Perfetto, vabbè, sti cazzi. Differenziato anche dalla scritta Smoky and Summer Salsa. Che tu che sei un detective non ti sfugge niente, partirei da quello Smoky, no? Prima di cominciare vorrei porti un quesito. In passato non abbiamo fatto segreto del nostro sdegno verso Burger King quando proponeva panini uguali cambiando solo la salsa. In questo caso qui, come ti poni? Secondo me il Big Tasty sta a McDonald's Svizzera come il Bacon King sta Burger King Italia. Hanno fatto scimmioni di versioni diverse, stanno proprio a roda questo Big Tasty e non si sa perché. Quindi la tua valutazione è la medesima, cioè fate un panino diverso. Esatto. Mi accodo. Apriamo. Ah, bello sfondato, perché abbiamo fatto le foto tenendolo così prima, quindi esatto. Non è colpa di McDonald's. Allora, dentro, come si può evincere, ci sono due pomodoroni a fettone, un campo intero di insalata e questa salsa Smoky che assaggerei tipo qui. Mi sembra salsa rosa un po' affumicatina? Sì, è leggermente. Vero, è vero. Mazza, il Big Tasty con la combo salsa rosa è il male assoluto, no? Invece guarda qua che pomodoroni. Mamma, e comunque colore rosa. Madonna, che come paura. Mamma mia. Si è sfonnato. Eh sì. Cheers. Questo pomodoro è malvagio. No, non piace neanche a me. Salsa Smoky non pervenuta.
Non è che si sono sbagliati, perché The Smoky c'è veramente niente, il nulla. Eppure è un po' piccante. Non sto capendo. Sembra salsa rosa piccante. Sto senza parole. In senso molto negativo. Madonna, che rate. Se mi passi un tovagliolo, mi pulisco e possiamo dare i voti. Perfetto. Allora, ci siamo rifatti la bocca. E con la bocca pulita ti dico che questo è un panino da 3. Io sarò ancora più severo, perché per me è da 2. È veramente un panino fatto da uno che non gli andava di fare un panino. Mamma mia, poi salsa smoky. Che non è smoky, che è piccante. Forse... La salsa rosa piccante. Magari il grafico che ha fatto tutto il packaging si è confuso, invece di spicy è scritto smoky. Esatto. Però... I soliti grafici che non capiscono un cazzo. Esatto, sta razza bastarda. Ciao fratelli grafici. Comunque, io non ci ho trovato proprio un senso. I pomodoroni erano fastidiosissimi. Sai che io non li odio come te, ma in questo caso erano sicuramente troppi pomodori. Un botto di insalata da dieta veramente a cazzo di cane. E poi hai cipolla cruda del Big Tasty con sta salsa rosa piccante. Andiamo avanti, che è meglio. Summer salsa. Tra l'altro sul sito non dicono niente di queste salse. E te credo. Porca puttanaccia, che cazzo dei pomodoroni a fettone. Guarda che roba, tiè. Stupida baby, tiè. Assaggiato un pezzo di insalata piccante. Pure qua. Non lo so. Senti, riassaggiamo un attimo la salsa. Questa è quella summer, Ti posso dire una cosa? A me sembra identica all'altra. Ma è lo stesso. Non è che invece dello smoky ci hanno fatto. Secondo me si è sbagliato. Ci ha fatto lo stesso panino. Complimentoni! Complimentoni! Beh, allora questa è la versione summer. Beh, complimentoni. Comunque stiamo proprio sul cazzo al McDonald's di Locarno. Se state vedendo questo video, cioè, porca puttana. Questo non è giustificabile. No. Cioè, questo qua proprio è voto zero. Cioè, zero, 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 perché non si può fare sta cosa. Esatto. Quale modo migliore per festeggiare i 100K? Se non con un errore, proprio come la nascita del nostro canale. Tra l'altro voglio anche segnalare che c'erano due persone, cioè noi e un altro prima di noi, quindi manco a di sai, c'era un sacco di gente sbagliati. No, non c'era un'anima. Ce l'hanno dato pure anche in modo tipo tiè, guarda che t'ho fatto. che m'ha fatto? I danni ha fatto. È la stessa, è la stessa. Cheers, chissà come sarà. Anche tu questa sensazione di déjà vu? Non ci siamo sbagliati, è salsa rosa piccante la Summer Edition. Beh, che estate di merda che si prospetta. Sei tua. Quindi, voto a questo panino. Guarda, se prima gli ho dato 3 a quell'altro, questo è da 0. No, vabbè, rimane 3 perché non mi piace. Comunque, meno male che volevamo provare il Summer Edition. Sì. E quell'altro era un'aggiunta. Però non è accettabile come cosa. Non è veramente accettabile, caro McDonald's di Locarno, così non va bene. Assolutamente no, anche perché siamo i tuoi più celeberrimi guest ospiti, customers. Abitanti. Esatto, e così ci tratti. E se fa! Quando andiamo che c'è la mia amichetta bionda, non succedono queste cose. Ciao! Credo la gerente, non so se è la gerente o una dei capoccia del McDonald's, comunque lei è brava. Vabbè. Male. Malissimo, perché il panino non era all'altezza e anche il servizio in questo caso, mi duole dirlo, probabilmente era anche peggio. Comunque ragazzi, di nuovo grazie di cuore a tutti per averci supportato e averci finalmente condotto all'agognato traguardo dei 100K. Grazie di cuore. E per ringraziarvi abbiamo fatto una recensione old style in macchina con un panino sbagliato. Non c'è di che, comunque lo speciale 100K arriverà e se non ce lo ruberanno sarà botto. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che Tokyo Redoppia è tutto. Ci vediamo ai 200K. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà? Guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.